Siamo a Roma in occasione della presentazione di linee guida intersocietarie per quanto riguarda l'osteoporosi. Abbiamo il piacere di intervistare la presidente della Fondazione per l'Osteoporosi, il Cavaliere del Lavoro Claudia Matta, che è proprio la presidente della Fondazione Onlus. Allora, dottoressa, come mai è importante parlare di osteoporosi, continuare a parlarne? Perché l'osteoporosi è molto poco conosciuta come malattia pericolosa, come è invece. E molte persone sfuggono anche alla missione, diciamo così, che loro possono essere osteoporotici. Quindi occorre informare a tutti i livelli, no? E la popolazione, i medici, molte sono non sufficientemente informati perché non è previsto nel corso di laurea alcun spazio per l'osteoporosi. E diciamo che anche le autorità non è che abbiano molta, diciamo così, possibilità, diciamo, di dedicarsi all'osteoporosi, soprattutto le locali, perché hanno questo corso al risparmio, no? Che aggiungerebbero una cosa in più. L'importante è che si parli di osteoporosi perché? Perché la prevenzione non è nella mano dei medici soltanto. Quando arriva una persona al medico per questione di osteoporosi è perché ha già avuto qualche problema. L'importanza è far conoscere a tutta la popolazione in generale, i medici di base, affinché ne siano un po' i portatori di questo messaggio, della necessità assoluta e inderogabile di fare molta prevenzione e di farla precoce. Per poter poi curare i malati tempestivamente, perché la tempestività è veramente la lotta all'osteoporosi.